Ciao ragazzi, io sono Mont e molto probabilmente devo avere dei problemi, perché sono praticamente le 2 del mattino e io sono qui pronto a registrare Silent Hill The Short Message, il nuovo titolo free to play di Konami, shadow droppato praticamente durante lo state of play di questa notte. Quindi per l'appunto chiunque di voi abbia una PlayStation 5 e delle mutande di ricambio lo può tranquillamente scaricare e provare gratuitamente. Detto questo però sono curiosissimo di provarlo, il bagno ce l'ho qua vicino, quindi partiamo. Ok, già in questa schermata il gioco ci avvisa che saranno trattati temi molto sensibili, insomma. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Okay. Allora, Maya, voglio mostrarti una cosa. Puoi venire alla villa? Oh, yeah. Maya told me to come here. Ecco, quando ho visto questo titolo in live ho detto PT, sei tu? Devo dire che le vibes sono proprio quelle. Ok. Sinceramente già in questa fase il colpo d'occhio mi colpisce molto. Però, insomma, vorrei vedere un po' di più. Benissimo. This model. Is it this building? Dici? Non lo so. Allora, il progetto di ricostruzione di Kettenstadt, vabbè, una panoramica, cittadina che vanta un lungo fiorente passato di roccaforte di confine. Nel corso degli ultimi anni molti ventenni hanno abbandonato la città in massa, destando non poche preoccupazioni. Il tema è quello della rivitalizzazione. Le proprietà create dalle multinazionali nel 2008, mai abbandonate, sono da tempo un problema. Grazie alla loro riqualificazione è possibile ridurre notevolmente i costi e realizzare al meglio la nostra visione della nuova Kettenstadt. Dad. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Ok, non saprò pronunciarlo per tutto il tempo, quindi abituatevi. Oh, che carino. Vabbè. In questi giochi gli orsetti coccolosi è meglio lasciarli in pace. Allora, i progetti di ristrutturazione hanno subito una grave battuta d'arresto a causa della pandemia. Ok. Quindi è ambientato praticamente ai giorni nostri, direi. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Ok. Io sto andando molto pianino. Anche perché temo ad ogni passo di morire. Oh, great. It's locked. È
Provo ad accelerare un po' il passo. Ciao. Non sei inquietante, no? Okay. Senza uscita. Vabbè, l'avevo capito. I'm trapped. I've always been trapped. Ok. C'è un lucchetto. Qui non si va, quindi direi di qua. C'è un altro documento. È pieno di documenti, vedo. Vabbè. Vabbè, proviamo. Curioso di vedere cosa c'è qui sotto, però. Oddio, ha chiuso? Posso riaprire? Oh. Stai fermo. Ok. Allora io entro. E basta. Maya? Questa la posso aprire? No. Did Maya do this? CB. Cherry blossom. That's Maya's signature. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. How could I ever be proud of myself? Ok. Da quello che ho capito finora, comunque l'amica sembra essersi tolta la vita e probabilmente lei vuole scoprire il perché. E poi improvvisamente si è ritrovata all'interno di questo edificio. C'è un bambino che piange? Vabbè, ignoriamolo. La firma dell'artista è un tributo alla sua passione per i fiori. CB significa cherry blossom, fiore di ciliegio. Ok. Abbiamo cercato di contattarla per un commento. Ecco la sua dichiarazione. Non faccio altro che mostrare ciò che queste ragazze provano dentro ma non riescono ad esprimere. Chi prova empatia con le ragazze del disegno probabilmente sta vivendo la stessa esperienza. È inoltre precisato che i fiori che dipinge sulle ragazze scaturiscono dalle loro cicatrici. Ok. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Oh. Però non ti preoccupa la bambina che piange, giusto? Perché a me preoccupa, a te no? Giustamente, certo. Io me ne andrei. Che c'è? Who's there? Ah, ma è tutto ok? Dormi? Dormivi ancora? Scusa, ti ho svegliato. Ieri al lavoro non c'eri, stai ancora male? Prendi le medicine? Prendi le medicine. Scusa se rispondo ora, ma mi sono addormentata. Vai tranquilla, come stai? Ah, quindi siamo noi che stiamo scrivendo a questa Amelie? Amelie? Tutto ok, almeno riesco a riposare un po'. Comunque non volevo farti preoccupare.
Non fa niente, tutto a posto, sono ancora stanca, ma tra un po' mi alzo. Brava. That's a relief. Tanto ha salvato. Ah. Perdente. Malata. What's with this place? Why all the sticky notes? Loser! Stupid! Liar! Crazy! Cry, baby! Ugly! I hate you, dumb! Go away! She never said anything nice. Abusi e abbandono di minori. Ok. Tasso di abusi relativo all'anno scorso era il doppio. Si mise a casa sino il recente dissesto economico e la risultante povertà. Ok. My mom loved me. Ok, devo dire che tratta dei temi veramente pesanti. Ora capisco meglio l'avviso all'inizio. Guardandolo dal lato un po' più tecnico, vedo soprattutto in fasi come questa, dove ci sono tanti elementi a schermo, un po' di... Boh, sembra qualche rallentamento, però... Vediamo cosa c'è qua. Antidepressants. I've taken enough medication. Antidepressivi, ok. Ah, la luce del telefono, va bene. Grazie, la sapevo aprire anch'io comunque. Ciò che immagino. This is all your fault. Bad things happen because of you. I'm sorry. Yeah. Mamma. Ma tu, Anita? Cosa? L'altro giorno avevi una bella cera. Sto bene. Non preoccuparti per me. Ma dalla somiglianza direi che può essere tipo la sorella. Invece sì. Prendo i farmaci. I farmaci ci stanno, ma la terapia invece? In realtà non è che faccia molto, secondo me. Parlare con gli adulti non aiuta. Alcuni dei nostri compagni sono in ospedale, lo sai che non sei sola. Lo so, se mi serve qualcosa te lo dico. E comunque se lo sono meritato. Mi sentono in colpa adesso, tutti quanti. Ok. Capiremo più avanti, immagino. Quindi devo tornare indietro? Maya? Oh, 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 oh.
Dove vado? Oh cavolo. Dove vado? Dove vado? Ah, dove no, 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 no. Vai, 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 apri. Non lo so, io non guardo indietro. Col cavolo che guardo indietro. Sono nello studio. Aia. C'è un mostro, stai bene? Una risposta. Ovviamente non tornerai indietro per tutto l'oro del mondo, ma era per vedere se mi davano questa possibilità. Ovviamente c'è la nebbia. Che Silent Hill sarebbe senza. Continuano i suicidi di adolescenti presso un ormai noto edificio, un condominio fatiscente è diventato tristemente noto per i numerosi, insomma avete capito, che ogni anno coinvolgono ragazze adolescenti. Nonostante gli episodi reiterati e lo stato di abbandono del condominio dovuto alla bancarotta della società di sviluppo e gestione, l'edificio rimane facilmente accessibile. La triste reputazione del luogo, insomma questo praticamente è un luogo dove i ragazzi... si abbandonano. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Possiamo andare solo qua. Ah, un altro dipinto di Maya, direi. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Okay. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Quindi potrebbe essere ancora viva o lei sta sperando che sia ancora viva in questa sottospecie di mondo? Non lo so. Devo ancora inquadrare la situazione. Dove possiamo andare a sto punto? Quella è chiusa. Sarebbe meglio non tornarci. Non fa nulla. Ah, dobbiamo tornare indietro? Bene. Bene, bene. Ah. That monster. It's gone, right? Where is the studio? Frame rate comunque mi sembra molto ballerino, cioè capisco che effettivamente ci sia tanto da calcolare, però non mi sembra neanche sui 30 così ad occhio. Nebbia dei social media, solitudine e ansia negli adolescenti, l'ansia del like, insomma ovviamente tratta temi riconducibili all'era attuale e moderna. La sensazione del pagamento provata dopo aver ricevuto un like su una piattaforma online è difficilmente comprensibile. E se voi invece l'avete compreso, ormai ci siete, lasciatene uno qui sotto. Gli adolescenti non sono in grado di considerare positive le proprie azioni, nemmeno quando queste vengono accettate. Ok, va bene. Niente che purtroppo non accada per l'appunto ai giorni nostri. Suicide spot. Ah, ok. Pensavo che invece fosse la, insomma, il posto dove avesse gli fosse tolta la vita la sua amica Maya, invece a quanto pare lei è ancora viva.
Quindi lei è alla ricerca, la nostra protagonista, della sua amica Maya. Ok. Già di mio sono sveglio il giusto, alle 2 del mattino ancora meno. Qua non credo che ci possiamo entrare, ok. Va bene. Qua neanche, va bene, torniamo indietro. Provando anche altri tasti, non corre, non fa nulla, ok. Sono quindi solo interazioni di circostanza. Creepy. Maya, I hope you're all right. Ma io per adesso mi preoccuperei per te stessa. Amelie. Comunque, più pensato all'università, ma ti sembra il momento? Non ce la faccio. Tanto non devi decidere subito. Appunto, allora cosa insisti a fare? Ma quando sarai all'uni, poi ci tornerai qui? Col cavolo, magari qualche volta. I miei rompono se non torno a casa durante le pause. Comunque pensaci su un altro po', ok? Ti ho detto che non ce la faccio, non fa per me. Non riesco a studiare. Ma ti ho detto che ti aiuto. Tranquilla, tanto sono un incapace, non saprei cosa fare se mi accettassero. Non è vero, sei troppo cattiva con te stessa, sii fiera di quello che sei. Aspetta, ma quei disegni che mi hai mostrato? Potresti fare un corso d'arte. Immagini se poi trovi lavoro? Non sono mai, ok? Sei arrabbiato. Lee doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Ah, siamo tornati indietro. Accesso vietato, graffiti occupazione illegale, altre violazioni verranno segnalate alle autorità. È una mia sensazione o siamo tornati indietro? CB. Questo dovrebbe essere quindi il suo studio. Are you here? Is this your studio? Ah, però. Skizzenbach. Are these Maya's sketches? These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life. So full of life. Sei qui? Dove sei? Questo posto è pericoloso, dobbiamo andarcene. Rispondi per favore. Why won't she reply? Where are you? Am I going crazy? Oh, cavolo. Ok.
okay. Dobbiamo analizzarlo, immagino. It's beautiful. Who did Maya have in mind? Did you post this too? Even more followers. I lost followers again. Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Oh, congrats on reaching your follower goal. Who wants sexy pics already? Accepted Maya's death yet? Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Maya's dead? Wait. Maya's really dead? How could I forget that? Who's this? Scopri. Find it. Who? Lo immaginavo. Ma lo immaginavo tanto proprio. Ma ti dicevo, dal contesto mi sembrava di capire che Maya, insomma, non ci fosse più, ecco. Signore, a me sinceramente mi sembra un ottimo momento per fermarci. La mia idea comunque ovviamente non era di mostrarvi tutto il gioco in questo video. Non so neanche quanto duri, potrebbe durare altri 10 minuti, mezz'ora, un'ora, tre ore, per quanto ne so io. Quindi intanto mi fermerei qua. Questo comunque è un primo approccio al titolo. Vi ricordo per l'appunto che è gratuito, è un free to play, quindi potete scaricarlo tranquillamente, ovviamente solo se siete possessori di PS5. Mi sembra molto interessante, la cosa che mi piace di più ovviamente è il fattore attualità, questo potrebbe essere uno dei suoi punti di forza. Tecnicamente devo dire che si fa molto rispettare, per quanto vedo una buona pulizia grafica generale, a parte qualche texture magari che poi guardata da vicino o l'illuminazione di certi oggetti che poi visti da vicino non sono proprio al top della gamma. Ovviamente ho notato anche qualche piccolo calo di frame rate come vi dicevo anche prima, però a parte questo devo dire che tutto sommato al momento mi sembra tutto molto godibile. Non so se sarà una serie presente qui sul canale, quello me lo farete sapere voi qui sotto in un commento, però
ovviamente lo vorrò approfondire con voi e magari, perché no, finire sulla piattaforma Viola. Quindi se già non lo fate, seguitemi anche lì. Ovviamente solite raccomandazioni, lasciatemi un bel like di supporto, valutate di iscrivervi al canale e se lo fate ovviamente non scordatevi la din 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 degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Come doveroso che sia, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, l'appuntamento è un prossimo video e come sempre, Kameame, ciao! Ora sì che posso andare a cambiare le mutande.